Beh, qua possiamo aprire però. Strano. Qua no, mi sa però. Ah no, invece sì. Qua sembra dove producono il virus, mi sa, vero? Sono impianti chimici. Biochimici. Probabilmente è qui vicino che lo facevano. Molto probabile. Comunque qui non ho la mappa. Quindi dove diavolo vado? Vediamo se c'è qualcosa di interessante da raccogliere in giro magari. Qui ci sono delle munizioni. Possiamo salire. Interessante. Pistola. Pistola. Che ne ho? 78, wow. Per rifornimento, devo dire. Not bad, not bad. Lì non ci possiamo andare. Qui possiamo salire. Qui da dove siamo arrivati. E niente, proviamo a salire. Qua e vediamo cosa c'è. C'è qualcosa che posso fare. Non è il mio ragazzo. Sembra, però. Merda. Senti, c'è qualcosa che devo dirti. Ho notato qualcosa quando eravamo con Neil. Il suo braccialetto non ha mai cambiato colore. Voglio dire, i morti viventi arrivavano da tutte le parti. Deve aver avuto paura. No, no, no. Non è possibile, capito? Fine della storia. È l'uomo senza paura, capisco. Neil, l'uomo senza paura. Qua. È per scendere, vabbè, che se ne frega. Vabbè, ci sono delle porte che. Oh, un'altra erba e un'altra munizione ancora. Ah no, un rubino, ok, buono. Erbe verdi. Beh, dai. Sono messo male a cure. Posso creare un'altra di queste, magari. Abbiamo un casino. Ok, dunque. Credo che aprirò la porta di qua. Già, c'è solo questa. Abbiamo setacciato tutta la zona, almeno. Altre munizioni ancora. Cosa da leggere? Questa lista l'aveva Nilla alla festa. Barton, Chavez, Redfield. Ci sono tutti i nostri nomi. Ha venduto Terra Safe. Claire, mi dispiace tanto. Ehi, guarda. C'è un'erba verde da raccogliere lì. Spero di poterla prendere lo stesso. E se ho triggerato la cutscene. Ho isolato il miglior candidato. Bel lavoro. Ora devi rispettare la tua parte del... Che cosa hai? Oh. Volevi un campione di Uroboros e adesso ce l'hai. Cagnolino. Tu non sai un cazzo di me. So che eri il burattino di Lansdale. Quando Veltro ha causato il panico di Terra Grigia 7 anni fa, a manovrare i fili c'era l'FBC. Il vecchio è caduto, ma almeno prima è riuscito a passare il testimone. Mi hai ingannato. Perché sei un idiota. Pensavi di creare una nuova minaccia terroristica per giustificare la FBC? Un mostro come te non avrebbe mai capito. Claire, stai piangendo? No, sto solo imparando a vedere le cose per come sono. Claire era innamorata.
Miei visionari fratelli, il tempo è finalmente arrivato, tutto è andato come previsto, tutto ciò che rimane è che lei tenga fede all'accordo e poi potrò finire ciò che ho iniziato 7 anni fa. Tutto ciò di cui ho bisogno è solamente un piccolo campione, ma il mondo sta già cambiando e non per il meglio. L'ultimo incidente in Africa ne è la prova. Questa pazzia continuerà ancora e ancora, finché solamente tragedia e disperazione non saranno rimasti. Il mondo ha bisogno di qualcuno che ne prenda le redini e che lo guidi verso la fine di questi tempi oscuri. Lansdale aveva ragione, ovviamente. Quello che ha cercato di fare a Terra Grigia, la gente lo chiama mostro, ma lui è un eroe. Stava solo cercando di salvarci tutti. Terra Grigia, per chi non lo sapesse, è il posto dove si svolge il primo Resident Evil Revelation. Comunque, la maggior parte di Resident Evil Revelation. Comunque, l'ho capito proprio come voi. Farò tutto il possibile per realizzare la sua visione. È stato l'unico a capire che sarebbero stati necessari dei sacrifici per poter costruire qualcosa di buono, anche se avesse dovuto fare un patto col diavolo. Ok. E ora posso potenziarmi le armi se voglio. No. Bersaglio facile livello 1. Cosa fa bersaglio facile livello 1? Fammi capire. Allarga l'ampiezza della rosata. Ah. Beh, a sto punto. Togliamo questo, metti. Bersaglio facile, metti ampio. Così faccio tipo, quando sparo, tipo colpisco 20 nemici tutti contemporaneamente. Bello. Mi piace. Qui abbiamo ricarica rapida a livello 2. Vabbè, che spega, togli. Ricarica rapida a livello 2 alla mitraglietta. Abbiamo la pistola. Danno a livello 1. Caricatore a livello 1. Ricarica rapida a livello 1. Va bene così. A questo punto qua mettiamoci cateo di fuoco. Va bene così. Concentrato al momento non mi serve, credo. I think. Quindi può andare così. Ok. Riloada. Ah, non abbiamo munizioni per questo, purtroppo. Ok. Sperando di trovare qualche colpo per quell'arma, cosa che dubito seriamente, ma vabbè. Prova. Vediamo un po', aspetta, dammi qua. Posso fare un'altra Molotov? Ho 3 Molotov. No, beh, 3 Molotov mi saranno utili contro il boss, credo, quindi. Prego di niente. No, ok. Cazzi! Neil. Fatto ciò che credevo giusto. Non lo era. Potere!
Oh mio Dio! È tipo un charger di Left 4 Dead gigante, però. È più spaventoso anche, tra l'altro. Neil, mi fidavo di te. Terra Save esiste per salvare la gente. Lo dice il nome stesso. No. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Prega che qualcuno salvi te. Oh, via. Oh merda. Oh, si è infiammato però. Esplodono sti cosi. Interessante. Beccati questa. Coditela. Attaccami, vai, carissimo. Ok. E ora? Dove diavolo vai? Oh, si fa la doccia, che carino. Ah, ok, quindi gli devo dar fuoco. Capisco. Oh, merda. Oh, merda, via. Mi sa che quel braccio mi prende. Ho questa vaga sensazione. Oh, non mi prende nel modo che spererei che mi prendesse. Sebbene non ci sia nessun modo in cui spero mi prenda. Sta più bruciando di già, che palle. Beh, qua ancora però il fuoco è acceso, quindi forse posso farlo camminare lì dentro? Chissà, chi può dirlo. Oh merda, via. Oh sì, mi sa che mi vuole prendere col braccio. Sul braccio per far parsi. Che schifo. Liscio. Please, scendi. Roba da raccogliere lì, vabbè, aspetta, prima facciamolo andare qui dentro, però caricami qua, va. Via. E qua ce n'è un altro. Corri qua dentro, please. Oh, oh, merda, via. Raccogli. Raccogli! Vabbè, fa niente. Le raccoglierò dopo. Oh, oh. Perché è saltato là sopra per qualche motivo? Non chiedetemi il motivo, non ne ho idea. Ok. Brucia? Spero. Spero di cuore che bruci. Venga. No, non caricare lei, carica qua. Caricare Moira, che non ti ha fatto niente di male Moira. Ok, perfetto. C'è un altro di qua da far esplodere. È andato lì dentro di nuovo al fuoco. Oh yes. Vieni qua. Ricarica. Non ho più munizioni purtroppo. Oh, merda, via. Quanto sei carino. Vieni qua. Oh, ma ha beccato attraverso la ca... Ma come diavolo ha fatto? Una mano bionica alla faccia. Ho capito che sei un mutante, ma... Stai calmo. Stai calmino. Liscio. Vieni qua, grazie. Ho capito che sei un mutante cattivo, però insomma. Abbi pazienza. Sei un po' OP, sei. Ok, io ora mi chiedo. Posso farlo posso fargli dar fuoco facendolo entrare qui? Entra qua nel fuoco già acceso. Ok.
Posso farcelo entrare di nuovo? Di nuovo, ok, è entrato di nuovo. Di nuovo. Sto facendo passare nel fuoco in continuazione, ma mi sa che non gli fa il granché. Si è pure spento, bene. Ne sono altre di cassa da far esplodere. Please, please. Per favore. Oh, qua ce n'è una. Rimane one, only one. Mi sa che mi devo anche far colpire per fargliela distruggere questa. Dove stai? Ti vedo. Vieni qua. Caricami, vai. Oh yes, l'ho beccata. Per favore esplodi, brucia, fai qualcosa. Au, mi ha fatto beccare. Vieni qua, please. Vieni qua, vieni qua. Ah, via. Cercando di farlo bruciare in continuazione. Cuore, cuore, fai uscire il cuore. Ricarica, ricarica questo, vai, vai, vai. Corri, corri, corri. Per la FPC. Oh merda. E ora? Come faccio a farli dar fuoco di nuovo? Come faccio a prenderli fuoco? A fargli, a far prendere fuoco? Non ne ho idea. Vieni qua, vieni. È spento il fuoco, ti pareva? Fatica a fare. Attenzione, mitraglietta ancora. La mia domanda è ora, come faccio a farlo bruciare dato che non ci sono più casse esplosive in giro? Bella domanda. Decisamente un bel domandone. Queste cose che fanno con questa? Non ho idea. Queste cose che sta lasciando in giro? Boh. Non ne ho la più pallida idea di cosa facciano. C'ho una moto, no, una bomba esplosiva però. Che non ho idea di cosa li possa fare, probabilmente niente. Moira, hai qualcosa di interessante? Non sembrerebbe proprio. Equipaggio. Oh, via. Non gli faccio niente se gli sparo, purtroppo. Sai che sto scontro è un tantinello squilibrato, nel senso... senza non rispondono le bombe, quindi come diavolo faccio a farlo esplodere? Cioè, non ho la possibilità di sbagliare nemmeno una volta, in teoria, così. E basta che faccio un minimo errore, sono fottuto alla fine. Mi pare di capire questo, da questo scontro. Non ha fatto niente, è come se non l'avessi lanciata praticamente. Possibilità di costruire altre molotov? Non la vedo sinceramente. Abbiamo due colpi per il revolverone che... se riuscissi a dargli fuoco... riuscissi a dargli fuoco sarebbe interessante, sparargli due revolverate nel cuore, ma... purtroppo non saprei, sinceramente. Oh! Cioè, non vedo altri modi per ucciderlo, sinceramente. Se gli sparo come se non ci fosse un domani. Proviamo ad abbagliarlo con Moira, che sta a terra, vabbè, dettaglio. Prende
fuoco solo a paglio con Moira, forse. Sta saltando come se non ci fosse un domani, come un canguro. Dove sei andato? Vedi là. Ah. È sceso? Non credo di poter dare fuoco con la torcia, però mi sembra un po' esagerata come cosa. Ok, che... vedo che fuma, vedo che fuma. Vedo che fuma. Fuma di nuovo. Fuma, fuma, fuma. Au. Potrà prendere. Vedo che fuma ancora di più. Liscio. Molli, please. Ok, vedo che fuma un bel po' però, eh.